Ciao popolo blu cerchiato, è appena finita Sampdoria Benevento 2-3. Che figura di merda, che squadra di polli di caga sotto. Vergogna, dovreste tutti vergognarvi. Uno schifo, avete giocato 20 minuti, stop, vergogna. Nono minuto si mette tutto bene, sbaglia il portiere del Benevento, ci regala un bel pallone, ne approfitta Bonazzoli molto intelligentemente, serve Quagliarella che a porta vuota la deve solo mettere dentro. Boh. Cominciamo bene, poi andiamo avanti, Verre apre benissimo per Candreva una bella finta, cross perfetto per Colley, 2-0. Dopo 20 minuti, partita perfetta, Candreva appena arrivato ha fatto assist, Verre sta continuando a giocare benissimo a centrocampo, e poi ci siamo spenti, abbiamo giocato contro una neopromossa, con tutto rispetto per Benevento, che ha meritato i 3 punti, il Benevento ha meritato i 3 punti, siamo stati dei grandissimi cagasotto e abbiamo meritato di perdere, perché non puoi giocare così, non puoi giocare 20 minuti e poi spegnere l'interruttore, giocare così è da stupidi, perché quello che siamo stati stasera, abbiamo poi sprecato, ci siamo un attimo svegliati quando abbiamo preso gol 2-2, abbiamo cominciato a fare qualcosa ma timidamente. Paolo Di Gabbiadini appena entrato, che ci vuoi, ci mette anche la sfiga, va bene, e poi ci prendiamo pure il gol del 3-2, bene, complimenti. Al 92esimo Candreva è dispiaciuto, si è fatto proprio un'inquadratura di lui che si metteva le mani nei capelli, ma c'ha ragione. E adesso io mi auguro perlomeno che Ranieri negli spogliatoi li prenda a schiaffi tutti. Pochi si sono salvati oggi, veramente pochi. Audero all'inizio ha fatto delle parate pazzesche. Poi è arrivato il primo gol, che ci vuoi fare, neanche più di tanto colpa sua. Caldirola, un difensore che fa doppietta, la sua prima in Serie A, dai. Bravo, per carità, se lo merita, ripeto, ha meritato il Benevento ha meritato, come squadra, come organico. Ha giocato meglio. Perché? Perché ha giocato 70 minuti. Noi abbiamo giocato 20 minuti. Loro hanno giocato il triplo. Hanno giocato 70 minuti. E noi poi cosa pensiamo di fare? Svegliarci gli ultimi 5 minuti facendo la figura dei polli. In questi casi, mi dispiace, ma uno come Ramirez non è servito a niente. Perché è servito quando ha dato un pallone a Yankto fantastico. Yankto doveva soltanto metterlo dentro per Quagliarella che era da solo a porta vuota. No. Ha provato a cacciare Yankto, ha fatto un tiro orribile. Niente. Ramirez è servito in quell'occasione. Nel resto, poi, c'era probabilmente un fallo in attacco a nostro favore non fischiato. Ramirez, sappiamo che si innervosisce, ha fatto fallo lui. Benissimo. Poi si è pure incazzato e si è preso pure l'ammunizione. Sappiamo che Ramirez è una testa calda. Ha sti momenti di nervosismo che non servono né a lui né alla squadra. Noi continuiamo a giocare così. Continuiamo a buttare nel cesso le partite. Io mi auguro che perlomeno questa sconfitta serva a qualcosa. Mi auguro che perlomeno Ranieri si incazzi veramente e che i ragazzi capiscano che così è veramente fare una figura di merda. Passatemi il termine, perché giocare contro una neopromossa, vincere 2-0 dopo 20 minuti, la vai a perdere 3-2. No. Mi dispiace. Questo è veramente mancanza di rispetto nei confronti dei tifosi. Perché alla fine della fiera, l'ultimo carro della ruota siamo noi. Siamo noi quelli che alla fine fanno girare le squadre, siamo noi quelli che alla fine ci incazziamo di più per queste sconfitte. Brutta sconfitta, ragazzi, è andata così, che ci vogliamo fare? Detto questo, settimana prossima ci aspetta un'altra bella partita. Cerchiamo di fare come l'anno scorso, che facciamo una vittoria in 7 partite, mi auguro di no. Detto questo, nonostante la bruttissima partita e il bruttissimo atteggiamento, sempre comunque forza Samp. Ciao popolo blu cerchiato!